Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qui, siamo nella sede nazionale dello SNADIR, il primo sindacato dei docenti di religione. Abbiamo qui Orazio Ruscica, che è il segretario nazionale. Buongiorno. Buongiorno. Ruscica, sui docenti di religione ci sono grosse e importanti novità. C'è stato un accordo tra la CEI e il Ministero dell'Istruzione, quindi questo si aggiunge anche al concorso riservato che era già stato in qualche modo accordato. Abbiamo oltre 6.400 posti che andranno a ruolo. Il 30% di questi appunto si assegnerà attraverso concorso ordinario. Io inizierei a parlare di questo concorso perché erano ben 20 anni che si attendeva questo momento. È dal 2003 che appunto non si sono attivate più le procedure concorsuali per i docenti di religione. Ruscica, insomma, avete comunque ottenuto un ottimo risultato. Possiamo spiegare un po' come ci siete arrivati e come si svolgeranno le prove del concorso ordinario? Sì, un ottimo risultato, in particolare per lo straordinario, ma l'ordinario è la procedura usuale prevista dalla legge 186 che doveva avvenire con cadenza triennale. Sono passate 20 anni, non è stato fatto nulla. Finalmente, ecco, l'articolo 1 bis del comma 1 della legge 159 del 2019 stabilisce questa procedura concorsuale a cui è assegnata la quota del sempre 70%, il 30% del 70% dei posti di ruolo, quindi un risultato notevole. La procedura concorsuale ordinaria seguirà la stessa procedura e lo stesso iter dei concorsi ordinari per le altre discipline, per i posti di posto comune, quindi si avrà una prova scritta selettiva, probabilmente con la procedura che è in uso in questi ultimi anni, test, dei quesiti. Ci sarà in quei quesiti anche alcuni quesiti che riguarderanno la prova di lingua inglese. È una prova selettiva, quindi lo scritto, superando lo scritto si accederà alla prova orale, anch'essa selettiva. La ripartizione dei punteggi probabilmente sarà uguale a quella degli altri dei docenti di posto comune, cioè i famosi 40 punti scritto, 40 punti orale, 20 per titoli e servizi, quindi la parte maggiore sarà nel punteggio è sempre nei concorsi ordinari la prova scritta e la prova orale. Come si accede a questo concorso? Semplicemente attraverso avendo due requisiti: uno è il titolo di studio per insegnare religione, l'altra è l'idoneità per insegnare religione rilasciata dall'ordinario diocesano entro i termini di 90 giorni dalla pubblicazione, diciamo, del bando, diciamo in questi mesi, nei mesi che verranno. Questo concorso quindi dovrebbe essere per assegnare all'incirca 2.000 posti? Ancora di meno, meno di 2.000 posti, sì. C'è anche da dire che la platea dei candidati sarà molto risicata perché la maggior parte invece saranno i partecipanti al concorso riservato. E i tempi per l'attuazione di questo concorso, ripeto, ordinario? Sono gli stessi tempi dello straordinario, quindi a breve, noi immaginiamo nelle prossime settimane, data l'intesa, perché l'intesa è prevista soltanto per l'ordinario e non per lo straordinario, una volta che è stata fatta l'intesa il ministro potrà procedere con la pubblicazione del bando, però i due bandi dovranno avvenire in modo contestuale, sia l'ordinario che lo straordinario. Poi avranno iter diversi, perché magari l'ordinario con prova scritta, prova orale sarà un po' più lento,
mentre lo straordinario con la sola prova orale non sarà molto più veloce. Lento significa che comunque nel volgere di un anno pensate si possa concludere tutto? Sì, noi immaginiamo che l'ordinario entro un anno sicuramente, lo straordinario ancora prima, ci auguriamo anzi che al primo settembre di quest'anno già il primo gruppo di docenti per lo straordinario vedrà l'immissione al ruolo. Allora, passiamo allo straordinario. Oltre 4.000 posti a disposizione, tanti candidati ormai alle soglie della pensione, quindi insomma questo è un risultato importante, riuscire ad andare in pensione con il ruolo, quindi avere quindi anche insomma degli incrementi stipendiali non indifferenti. In cosa consisterà il concorso straordinario? Sì, vorrei dire in premessa che aver raggiunto l'obiettivo dello straordinario è un successo per la nostra organizzazione sindacale, perché ha un punto fermo ed è stato realizzato grazie a un nostro successo in Corte di Giustizia Europea, che ha riconosciuto per i docenti di religione precaria gli stessi diritti dei docenti precari delle altre discipline, e da altre 47 sentenze di Cassazione che hanno ribadito questo principio, che si è abusato del rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato oltre i 36 mesi, ma qui siamo non oltre i 36 mesi, ma con la reiterazione decennale, ventennale. Ecco. Ricordiamo una sentenza della Corte di Giustizia risalente al 2022. Gennaio 2022, e da lì chiaramente è discesa tutte le altre sentenze di Cassazione, e proprio a giugno 2022 il Parlamento ha recepito queste sentenze traducendo il comma 2 dell'articolo 1 bis della legge 159 in procedura straordinaria per coloro che hanno 36 mesi. Allora, 36 mesi è il requisito d'accesso, dopodiché si svolgerà solo una prova orale. Sì, l'altro risultato notevole è che è stato applicato ai docenti di religione lo stesso requisito e la stessa richiesta, la stessa modalità di esame utilizzata per i posti comuni nel 2018, per gli insegnanti di posto comune infanzia primaria e abilitati di scuola secondaria, quindi lo stesso trattamento, e questo è un notevole successo. Quindi prova orale didattico-metodologica, cioè una lezione simulata. E quello che è ulteriormente importante, sempre in analogia con i docenti i precedenti concorsi riservati, procedure straordinarie riservate del 2018, una prova orale non selettiva. Non selettiva significa che quindi tutti quanti verranno inseriti in graduatoria che non decaderà. Assolutamente no, queste graduatorie non cesseranno l'efficacia dopo il triennio, ma invece produrranno i loro effetti negli anni successivi fino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria. Un grandissimo risultato. Il collega ha la certezza che viene inserito in graduatoria in base al punteggio che conseguirà tra prova orale, servizio e titoli, e sa una cosa, che prima o poi sarà possibile immetterlo in ruolo a seguito di scorrimento di questa graduatoria. Bene, rimarranno all'incirca 7-8 mila posti vacanti che per legge continueranno a essere gestiti dalla CEI. Non propriamente gestiti dalla CEI, perché dobbiamo ricordare che il datore di lavoro non è la CEI, è l'amministrazione statale, cioè il Ministero dell'Istruzione. L'insegnante di religione è un lavoratore, un professionista della scuola, il suo datore di lavoro è il Ministro dell'Istruzione. Quindi ci saranno questi posti utilizzati tramite la procedura dell'incarico annuale, cioè ogni diocesi, ogni ufficio scuola delle diocesi propone ogni anno
gli insegnanti riconosciuti idonei per impartire l'IRC. Voi in passato avevate proposto di ridurre questo numero con, insomma, abbastanza importante la percentuale, insomma, di portarla insomma, più vicina a una realtà scolastica meno precarizzata. Sì, ma è un nostro impegno che viene confortato anche dai ragionamenti fatti dalla Corte di Giustizia Europea e da Cassazione. Cioè, loro si interrogano dicendo: ma vogliamo capire qual è il motivo, e loro stessi lo dicono, qual è il motivo per cui c'è tutto questo precariato di insegnanti di religione, e l'hanno individuato nella quota eccessiva del 30% riservata a tempo determinato. Loro dicono: ma questa quota del 30% vincolata al contratto di lavoro a tempo determinato è troppo, perché in genere questi contratti a tempo determinato devono essere utilizzati per le supplenze, per esigenze brevi e temporanee. Quindi è lì il nocciolo del problema, è il problema che crea precariato, per cui questi posti, essendo invece non a supplenza, ma essendo posti vacanti e disponibili, negli anni si consolidano. E allora, ecco, noi, confortati anche da questa riflessione da parte dei Corte di Giustizia Europea e dei Cassazione, di 47 sentenze di Cassazione, possiamo già dire che subito dopo i bandi, la pubblicazione dei bandi, sarà il nostro impegno quello di invitare il Ministro a riflettere sulla possibilità di superare in modo definitivo il precariato degli insegnanti di religione, portando la quota totale dal 70 al 90%. Un'ultima... Ovviamente in modo graduale, perché sappiamo benissimo che sui posti ci sono anche non un solo insegnante, ma anche più di qualche insegnante sulla stessa cattedra. Certo. Cioè, si ha un part time, allora è ovvio che bisogna fare un ragionamento molto puntuale e preciso, tenendo presente i pensionamenti futuri. Ecco per cui noi proponiamo che questa quota e questo aumento sia graduale in proporzione anche ai pensionamenti che ci saranno. Lucia, un'ultima domanda. Molti nostri spettatori e ascoltatori chiedono informazioni su come prepararsi per il concorso. Abbiamo intravisto, insomma, il bando ancora non è stato ufficializzato, c'è una bozza, ecco, voi so che l'avete in qualche modo visionata. Però non sarà un concorso prettamente sulla materia, sulla disciplina di religione cattolica. Quindi cosa possiamo consigliare? Sì, non sarà sui contenuti disciplinari, cioè non sarà un esame di Sacra Scrittura, di teologia, di storia della Chiesa, di ecclesiologia, ma è ovvio che se la prova di esame, qui parliamo della prova dello straordinario, chiede la lezione simulata, è ovvio che nella presentazione i contenuti che derivano dalle indicazioni nazionali io li dovrò riportare. Lo dico a mo' di esempio, che se io devo proporre una lezione sul avvento, sul Natale, devo per forza parlare di qualcosa che ci appartiene, che è la nascita di nostro Signore che ha assunto la natura umana, quindi un contenuto prettamente alla religione cattolica, ma anche all'indicazione nazionale. Non posso parlare di Babbo Natale, ovvio. Certo, certo. Quindi diciamo che in qualche modo si dovrà affrontare si dovranno affrontare i continui della disciplina, però ecco, vi saranno anche, diciamo, delle discipline trasversali che andranno a supportare anche la lezione simulata per il riservato, immagino. Certamente sì, è ovvio che la lezione simulata io la dovrò giustificare in commissione, perché
ho scelto quella lezione inquadrandola in un'unità di apprendimento, perché le unità di apprendimento richiedono più lezioni. Perché io allora ho scelto quel percorso di apprendimento per quei ragazzi ben precisi, dove c'è magari una situazione particolare, per cui dovrò agganciare anche al PTOF, cioè... Certo. È chiaro che la lezione non è una lezione che si svolgerà così istantaneamente, ma in base a un dato reale per cui io vado a proporre e devo motivare perché ho scelto quel percorso e non un altro. Quindi è una cosa che farà sì che emergerà la professionalità del docente, e questo, di questo noi siamo contenti. Mi sembra che la tematica da bando dovrebbe essere pubblicata 24 ore prima? Sì, questo è un altro obiettivo e successo che abbiamo ottenuto, perché l'abbiamo detto anche al Ministro, proprio giustificando questa questione all'amministrazione, noi abbiamo detto semplicemente, ha fatto questa riflessione, ogni docente di qualsiasi disciplina e quindi anche di religione va in classe avendo preparato la lezione, e la lezione non può essere improntata in 5-10 minuti, cioè io devo poter ragionare, progettare, e siccome l'insegnante di religione è un professionista della scuola, ha bisogno di poter progettare e avere tempo di progettare bene la lezione simulata. Il Ministro e l'amministrazione hanno accolto la nostra osservazione ritenendola giusta, d'altra parte non poteva essere così. Un'ultimissima, a proposito di osservazioni, anche il CSP ha fatto delle osservazioni, in qualche modo ha assecondato quelle che erano le vostre perplessità. Parliamo della valutazione delle prove e del punteggio che si andrà a determinare poi ai fini dell'immissione in ruolo. Due parole su questo aspetto. Sì, il punteggio più che altro dei titoli, le osservazioni che loro hanno fatto, che coincidono con le nostre, cioè è fatto, noi abbiamo detto semplicemente che non va bene così come hanno proposto loro un peso di titoli in modo diverso, non so, il baccellerato loro propongono un X come punteggio massimo, mentre la licenza ha un X più 2, mentre il dottorato un X più 5, e questo non va bene. Secondo noi, è confermato da CSP, sarebbe più opportuno utilizzare la stessa modalità utilizzata per gli altri docenti, cioè valutare il punteggio conseguito nel titolo di accesso e poi aggiungere eventuali titoli aggiuntivi e riconoscere anche l'abilitazione conseguita nel 2004 nel precedente concorso. Chiaramente questo aspetto riguarderà circa un 200 docenti ancora presenti in graduatoria in Campania e in Calabria, ma è giusto che sia riconosciuto anche a loro questo punteggio. Con questo piccolo paradosso, insomma, dopo 20 anni abbiamo ancora 200 insegnanti di religione non assunti in ruolo, benché vincitori del concorso del 2003. E ci congediamo da Orazio Riuscica, che è stato molto gentile nel anticipare un po' tutte le informazioni che riguardano il doppio concorso di religione cattolica, e con questo vi salutiamo e salutiamo lo stesso Orazio. Grazie a voi.